Ciao, buon pomeriggio a tutti. Mi chiamo Isabella Teresa Kostka. Vi saluto da Milano. Innanzitutto vorrei ringraziare tantissimo Orlando Poggi per l'invito a questo progetto online e salutare tutti gli amici dell'Associazione Arte Bella Riva. Sono scrittrice e poetessa di origine polacca, ma abito da 20 anni a Milano. Mi occupo anche di organizzazione e presentazione di eventi culturali. Ho ideato, oltre 5 anni fa, programma internazionale ciclico Verseggiando sotto gli astri di Milano. Programma unisce tutte le sfumature dell'arte, perché durante nostre numerose puntate accogliamo la poesia, prosa, musica, canto, danza. Ormai siamo grande corte di Apollo. Personalmente mi occupo di letteratura da oltre 6 anni, così sul serio, perché di professione vera sono docente di pianoforte, laureata proprio in pianoforte classico. Ho scritto in lingua italiana e ho pubblicato ben 10 libri di poesie contemporanee, tutte in lingua italiana, perché la mia attività letteraria si svolge soprattutto in questa adottata lingua. Lingua amo tantissimo. Tra 10 pubblicazioni ho scelto per voi tre considerate da me le più importanti. Dall'anno 2016, libro intitolato Gli espulsi dall'Eden, pubblicato dalla casa editrice CTL, Edizioni Casa di Livorno. E da questa raccolta integralmente dedicata alla memoria di mio zio, del mio carissimo zio Giorgio Kostka, pittore, artista pittore purtroppo invalido, deceduto precocemente, vorrei dedicare a voi una poesia intitolata Memento. Una poesia appartenente alla mia sfumatura di impegno sociale. Ho conosciuto uomini drogati nella loro ignoranza, marionette sospese sui fili del potere, marinai stregati dagli sguardi delle sirene, abbagliati dalla luce del falso avere. Gli schiavi del carnale, condannati agli scarti del piacere, svuotati involucri dell'umana coscienza, annegati di notte in un bicchiere di brandy, fatti e rifatti tra le curve del godere. Vivevano illusi dai futili miraggi, aggrappati alle cosce a pagamento, convinti di essere già immortali, calpestavano le grida, sensi di colpa. Ho pianto sulle loro tombe coperte di fango, abbandonate e prive di qualsiasi ricordo, gettate nell'oblio della dimenticanza. Sepolcri guardiani dell'eterna mancanza. Questo è stato un breve stralcio del libro Gli espulsi dall'Eden, premiato durante vari concorsi, anche con il primo premio al concorso di poesia edita Leandro Polverini ad Anzio, vicino a Roma. Un altro, direi più importante per me, libro pubblicato nell'anno 2018 è Karma Sutra, della casa editrice Kimmerich Edizioni di Gianfranco Natale. Questo libro
parzialmente, a metà possiamo dire, è stato ispirato alla stilistica del movimento del realismo terminale di Guido Oldani, del movimento al quale ho aderito con grande piacere ed entusiasmo nell'anno 2015. E finalmente mi sono trovata a casa perché la mia stilistica, linguaggio, il mio modo di scrivere, di esprimermi soprattutto, è stato sempre abbastanza forte, senza peli sulla lingua, diretto e un po' come aggressivo. Dal libro Karma Sutra, il titolo è stuzzicante, lo so, tanti me lo chiedono, racconta il percorso terrestre dell'intera umanità a partire dal peccato primordiale, come vedete sulla sua copertina, serpente, dal peccato primordiale fino ai nostri tempi, attraverso una bella dose di erotica, di sofferenze umane, desideri, tentazioni, quello dovete scoprire voi da soli. Da Kama Sutra vorrei leggere quattro testi, due piccanti, un po' erotici, e due poi appartenenti proprio al realismo terminale. Lolita. Vagava per i vicoli sporchi, odoranti soltanto di miseria, coperta da una minigonna cucita di stracci. Un'acerba fanciulla dalle trecce color miele, vogliosa come una cagnetta al primo calore. Attirava i lupi. In quella notte nessuno ha dormito nella città del peccato, stordita dall'acuto ululato del branco. Tra gli artigli dei rapaci vibrava Lolita, saziando la fame dei membri golosi. Si apriva come un bocciolo nella calda stagione, offrendo il cibo ai vecchi predatori. Ha illuso gli uomini, lasciandoli morire tra i gemiti dell'abbandono. Corpus Domini, sono blasfeme le tue labbra, aggrappate di notte all'ostia della mia carne, eppure ci uniamo sull'ara come due profeti del unico Dio chiamato lussuria. Abbiamo gettato il decalogo al rogo, vendendoci per gli istanti del profano piacere. Avvinghiati alle porte del paradiso, tra le cosce di fuoco dell'intrinseco inferno. Pace sia con noi. Mentre celebriamo il nascere della primavera, inseminando la terra di dolce attesa, moriremo insieme sulla stessa croce, lasciando il seme per la resurrezione. Corpo di Cristo, corpo d'amore, assaggiamoci, godendo del mistero della vita eterna. Due testi appartenenti al realismo terminale. Acker e About Love, a proposito dell'amore. Non mi ricordo la prima volta, e benedico la perdita dei dati. Rimembro invece un brusco addio e maledico la memoria. Magari sapessi riprogrammare il nostro comune percorso, che come un virus in espansione infettava ogni ora. Eri come un nacker per me.
pulce nel sistema. Amore? Come intonaco sul muro, si scrosta facilmente, coprendosi di muffa. Futile bellezza di una breve apparenza che dura come un febbrile orgasmo. A dei momenti, fuggenti riprese, scatti immortalati in un cortometraggio, ti dà alla testa come un sorso di vodka. E lascia, dopo, un inevitabile sbronzo. Non mi illudo invano. Ho lasciato alle spalle la stagione delle primizie. Eppure quel libro, Karma Sutra, è stato vincitore del primo premio in una delle categorie al concorso di poesia edito Leandro Polverini a Roma. E per chiudere questo mio piccolo viaggio attraverso la mia scrittura, la mia attività, vorrei dedicarvi un testo bilingue stavolta, intitolato, come anche intero libro, Si dissolvono le orme su qualsiasi terra, rozmywają się ślady na każdej ziemi. Raccolta di poesie, edita nell'anno 2017 e pubblicata di nuovo dalla casa editrice CTL di Livorno. Si dissolvono le orme, riflessioni personali sulla terra straniera. E mentre piove, mi sento una costola ingrata, estratta per caso da un morbido grembo. Non appartengo ad alcuna patria. Sono fatta di fango e ceneri di guerra. Soltanto i fiumi scorrono lentamente, portando il tempo verso l'altrove. Son nata di ghiaia e sacchi di lacrime versate sui campi, nei pressi di Auschwitz. Si incurvano i salici piangenti dal peso che portano sui rami. Si inchina la mia bianca schiena dal tormento di un lungo viaggio. E mi trovo sola, sotto lo stesso cielo, in una valle straniera, nel mio autunno sempre allogena. Ammutolisco il gento, abbracciando i platani. E mentre piove, si dissolvono le orme su qualsiasi terra. Rozmywają się ślady, rozmyślania na obczyźnie. A kiedy pada, czuję się niechcianym żebrem, wyjętym przypadkowo z miękkiego łona. Nie przynależę do żadnej ojczyzny. Jestem stworzona z błota i wojennych popiołów. Tylko rzeki płyną leniwie, przenosząc czas daleko, donikąd. Zrodzona jestem ze żwiru i mnóstwa łez, przelanych na polach w pobliżu Auschwitz. Uginają się płaczące wierzby odniesionego na gałęziach ciężaru. Pochylają się moje białe plecy od trudu długiej podróży. I jestem samotna pod tym samym niebem, ale w cudzoziemskiej dolinie. Obca moje jesieni. Uciszam jęk, obejmując platany. I kiedy pada, rozmywają się ślady na każdej ziemi.
Carissimi, con queste parole di lingue, nelle due lingue tanto amate, lingua italiana, quella adottiva, e lingua polacca, mia lingua d'origine, lingua materna, vorrei augurarvi buon proseguimento, complimentarmi con Orlando Poggi e con tutta l'associazione Arte Bella Vista per questo prezioso e interessante progetto online ai tempi del coronavirus e speriamo non soltanto. Vi auguro buon proseguimento del pomeriggio oppure della serata. Ciao ciao!